salve a tutti, ricominciamo con il nuovo canale in italiano. L'ho fatto in inglese con diverso colore di capelli dal momento che ora sono bionda e vorrei appunto introdurre il mio canale che avrà tantissimi contenuti. I primi contenuti sarà il make-up, che io amo tantissimo, la moda anche, dal momento che sono una persona shopper in questo paese, e anche vorrei approfondire in questo canale dando delle informazioni agli italiani che vogliono venire a Londra, dando delle informazioni di come organizzarsi per stabilirsi in questo paese. Fatti già tutti i preamboli, voglio subito partire con il video di oggi. Il video di oggi parlerà della make-up bag, cioè una piccola make-up bag da mettere all'interno della borsa per avere tutto organizzato nel caso in cui si sta tutto il giorno fuori e si ha bisogno di un ritocco. Allora, la make-up bag che vi faccio vedere, questa qui è di Betsy Johnson ed è un, aspetta, lontano, è una stilista americana. Questa è la make-up bag che, diciamo, la grandezza non è tale da riempire tutta la borsa, ecco, è abbastanza piccolina e compatta. In questa make-up bag abbiamo tutti i prodotti per un trucco completo, che possiamo utilizzare questo tutto completo quando usciamo per un ritocco, ce lo possiamo portare se stiamo tutto il giorno fuori, oppure anche se andiamo per un weekend fuori. Questo è proprio tutto il necessario per avere un trucco completo. Allora cominciamo e andiamo avanti. Cosa c'è all'interno di questa make-up bag? Prima cosa che è importantissima è la base che dobbiamo fare nel trucco. Oltre a me, dopo averci messo una crema idratante, abbiamo bisogno di un fondotinta. Io utilizzo questo, che è della NARS, nella colorazione Light 4 Deauville, che è un fondotinta abbastanza coprente, però dipende appunto da come lo utilizziamo. Lo possiamo utilizzare con diversi layers, con diversi strati, e lo rendiamo più coprente. Con appena appena ci dà, diciamo, la compattezza e la texture che noi vogliamo. E questo qui è della NARS. Poi all'interno della make-up bag, la base, abbiamo anche i concealer. Io ne porto generalmente due, uno più aranciato per coprire le occhiaie e uno più chiaro per illuminare. Il concealer aranciato, e ora come solito ce l'ho in fondo, all'interno della make-up bag, è questo qui della Clinique, che utilizzo, diciamo, all'interno dell'occhio qui, dove sono più scura. E mentre sopra utilizzo questa qui della Collection 2000, che è molto bello e molto liquido, di cui vi farò anche delle review riguardo a questo concealer, che mi serve, essendo appunto la colorazione Fair 1, lo utilizzo per illuminare mettendolo sotto l'occhio, sul naso, sull'arco di Cupido e un pochino qui sulla fronte, per dare per mettere in primo piano il trucco degli occhi. E allora ne utilizzo due, però se voi ne avete già uno chiaro e non avete tantissime occhiaie, potete utilizzarne uno chiaro solo per illuminare e per coprire un pochino se avete dei piccoli difetti, delle piccole borse. Poi sempre andando avanti, io non è che la utilizzo tantissimo, però chi ha una, perché ho una pelle secca, normale secca, generalmente diventa un pochino grassa nei periodi quando c'è caldo, utilizzo sotto le borse, sotto gli occhi, anche se ci vado molto cauta perché ho anche la mia età, utilizzo una cipria traslucente. Qui io utilizzo la Too Faced perché la posso moderare, non utilizzo la cipria in polvere libera, ma in polvere compatta, perché decido di metterne quante ne voglio sul pennello e poi mi è caduto il coso, mannaggia, decido di metterla e decido appunto di dosarla, dal momento che non ho la pelle grassa e ho paura anche che mettendone troppa si vedano ancora di più le pieghe che ho sotto l'occhio, dal momento che non sono tanto giovane. Questa è la cipria che utilizzo, che è molto bella, mi piace, della Too Faced, e sarebbe la Translucent Press Powder con vitamina C, A e E. E sono 9 grammi. Farò anche di questo una review sul mio canale. Passiamo al contouring. Logicamente il contouring lo faccio più marcato,
se devo truccarmi per la sera, è più leggero durante il giorno. Per il contorno utilizzo questa polvere, che è abbastanza chiara, che questa polvere qui di contouring, sempre della Too Faced, sarebbe la Too Faced Bronzed e Poreless. È un bronzer delicato, non è molto forte. Siccome io non sono tanto scura di pelle, sono chiara, lo utilizzo tantissimo durante il giorno, anche quando non sono truccata, devo andare a fare la spesa, devo uscire e non ho tempo. Mi passo questo bronzer in tutta la faccia solo per dare colore al mio pallume. Non so se si dice in italiano, vabbè, diciamo dal momento che sono pallida. Mi do un po' di colore con il bronzer, per poi uscire, diciamo, quando sono di fretta. Infatti, vediamo che già sta uscendo il buco. Questo bronzer dovrebbe avere come caratteristica il fatto di coprire i pori. Però io utilizzandolo solo come contouring, poi utilizzandolo intorno non nelle zone dove ci sono più i pori, come qua sopra sulla fronte o qui sulle guance, lo utilizzo, non è che abbia valutato. Mi piace molto il colore perché è molto leggero e poi è un colore freddo e va benissimo appunto per delineare gli zigomi per fare un po' il viso più smagrito e più diciamo più non mi viene il termine, aspetta, com'è? È più drammatico. Vabbè, andiamo avanti. Poi passiamo alle sopracciglia. Per le sopracciglia utilizzo la Deep Brow Pomade di Anastasia Beverly Hills in colore biondo. Logicamente, essendo bionda, utilizzo il biondo che hanno, è un biondo scuro, non è che sia proprio un biondo chiaro. Io amo questo prodotto perché mi fa le sopracciglia molto naturali. Farò anche una review su questo rispetto alla sopracciglia prima e la sopracciglia appunto con il Deep Brown. Poi, andando avanti, passiamo agli occhi. Logicamente, cosa ho messo? Una piccola palettina dal momento che è compatta, che è la Naked Basic, la quale ha sia colori chiari che colori scuri. Con questa palettina c'è la possibilità non solo di fare del make-up semplice per il giorno, per il lavoro, ma anche per degli incontri di lavoro, ma anche si può fare un make-up molto più sofisticato con colori più scuri anche per la sera. Questo è l'ideale perché portandosi questa in borsa noi abbiamo tutto il necessaire per poter stare tutto il giorno fuori, sia sul luogo del lavoro, cioè avere un trucco perfetto per il lavoro, che per poi renderlo un po' più drammatico per la sera. E questa è la Naked Basic. Andando avanti, agli occhi, vediamo il mascara. Il mascara io utilizzo questo qui della Essence, che è Lash Mania. Mi piace tantissimo perché a me non piace tanto mascara nelle ciglia, effetto finto. A me piace, siccome ho già le ciglia lunghe, ho bisogno di un mascara che me le metta in primo piano. Vediamo se vedete, e me le faccia e me le separi. E questo qui le fa un po' a ragnetto e mi piace proprio l'effetto che fa e non mi dà neanche fastidio, perché normalmente molti mascara mi danno fastidio perché mi fanno i grumi oppure mi fanno quest'occhio troppo drammatico e a volte non vanno bene anche per un trucco giornaliero, un trucco per il lavoro. Passando, andiamo al blush. Come blush io generalmente utilizzo blush sul rosa, sul bordeaux, sul rosso, mi piacciono tantissimo, anche perché li abbino al trucco e al rossetto. Qui ho un blush di Lila Masca, che generalmente uso, il Seduce, che ha questo colore. Vi faccio vedere lo swatch. E mi piace tantissimo. Logicamente è molto pigmentato in crema, però se lo lavoriamo, logicamente diventa molto più blando. Io ne metto proprio appena appena un puntino sulle guance e poi lo sfumo col pennello per dare un po' di colorito di guancette sane. Andando avanti, sempre dentro la borsa, abbiamo una spugnetta che mi serve per tutto. Diciamo per mettere sia il fondotinta sia per mettere il concealer, il correttore, ma anche per sfumare siccome è in crema, per sfumare il fard.
E poi utilizzo anche un pennello che in questo momento me lo sono scordato di metterlo. Utilizzo un pennello anche per sfumare e fare il contouring con la terra. Per le labbra, generalmente io porto sempre due rossetti: uno come quello che indossa, che è una tinta di Wycon, che è un colore nude, diciamo che va benissimo per il giorno, e poi per la sera porto sempre un rosso, questo è il Ruby Woo, per essere da sempre abbinare con un trucco dei colori marrone, beige, che risulta sì nero con dei colori, non mi viene il termine, non be basici, nel senso colori che si, quali si possono abbinare tutta una tipologia di altri rossetti. Diciamo, per ora la pochette è vuota, e questo è tutto quello che volevo dirti riguardo questo video. Nei prossimi video parlerò anche di altri contenuti che riguardano il make-up, la moda, la tecnologia anche, e anche informazioni, come avevo detto nella mia introduzione, relative appunto a Londra, per chi si vuole trasferire in questo paese, dei tip and tricks che possono servire a tutti. Vi do un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao! ¿Qué pasó?